che anche se sei lesa ti voglio bene, ciao Annina. E poi sì, sono riuscito a incontrare tutti quanti gli altri Caballeros, anche se i Caballeros erano in tre, però insomma qua sono ben più di tre le persone. E mi sto riferendo a Tech, a Charlie, a Martina, a Metano, a Loki, a Redbox, cacchio, sono riuscito a incontrare... È troppo uomo, è troppo barba quest'uomo, ma manca quel qualcosa di... È troppo uomo! Sto invidiando Tierless, ma anche solo per la barba, perché a me non cresce la barba e... Andrea, sai che cosa? Tu dovrai provare quello che provo io. Tu oggi sarai... Non ci credo che sto per fare sta battuta. Tu sarai Princess Raptor. Oh sì, Tierless, oggi sarai Princess Raptor. Come sempre il mio mantellino del troll. Ah. Oggi Andre, sorriderai ancora per poco, perché poi quando vedrai la tua base... Tra l'altro con i capelli così corti, sembro quello lì di Real Time, quello che fa... Ma come ti vesti? Cioè nel senso... Ma è uguale la posizione, guarda. Si sta sbiadendo il verde, eh? Ti ci vuole un po' di rosa come me, fascio. Madonna mia. Che cazzo sto facendo del mio canale? Allora ragazzi, ho preso tanti... Tantissima, ma tantissima lana rosa. Perché oggi andremo a fare un ritocchino, dato che ad Andrea, da Tearless Princess, gli piace tantissimo usare la lana nelle decorazioni. Oggi andremo a fare un qualcosa che, diciamo, no? Tear ha sempre voluto, Princess ha sempre voluto scoprire un po' chi fosse il suo principe dai Locchi Blu. Andiamo, tra l'altro di notte, perché Batman, dovete sapere chi sono Batman in realtà, cioè oggi sono più una specie di Catwoman. Batman va sempre in giro di notte, e tra l'altro da quanti episodi non stiamo facendo niente nella Batcaverna? Mi manca un po' il mio Batarang. E tra l'altro ragazzi, se ve lo state chiedendo, brucerò la tastiera di Tiz, è già tutto confermato. Ci siamo messi d'accordo per registrare, solo che lui ha gli impegni con l'università. E non pensate che io non lo faccia, perché quella tastiera deve bruciare. Tra l'altro, domani uscirà un video dove uso il lanciafiamme. Sì, e brucio tipo qualcosa in cameretta. Ok, ragazzi, siamo arrivati. Oddio, ragazzi, ma da quanto tempo è che non vedevo sto posto qua? C'è ancora la gallina nella... Oddio, c'è ancora la gallina. Cosa sta facendo sto pollo dentro il culo della pecora? Allora, vediamo un po' che cosa ha fatto. No! Che belli sono sti tavolini qua! Allora, prima di tutto dobbiamo rifarci le cesoie. Dobbiamo fare i tappetini, esattamente tre. Quindi la prima cosa sarà modificare questi tavolini qua. Oh, ecco qua. Così è molto più princess. Che è proprio quel tocco di principessosità che ci voleva. Tanto ragazzi, è l'ora del tè, scusatemi. Sta anche piovendo, quindi è proprio come stare a Londra, fantastico. Allora adesso, se non sbaglio, eccola là la cosa che volevo cambiare. Non è questo. Ah, questo è un tocco, proprio il dettaglio, no? Che... Allora adesso noi ci divertiamo e andiamo a naufragare. Forza, tutti all'arrembaggio, vincerà chi ha più rosa. Ma perché si diverte a mettere gli animali dentro le barche? È impazzito. Andrea sta diventando zoofilo. Quando mi serve un lettino, ecco qua. Notte raga, vi auguro sogni d'oro, XD, cuoricino. Madonna. Oh, ecco qua quello che volevo. Allora, questo... Ah, sono tutti i tappeti. Mamma mia, ho capito che c'è la crisi, Andre. Però, cioè, nel senso, i tappeti. Potevi mettere, che ne so, proprio il blocco intero, eh? No? Va bene. Blocchi d'oro. Ma quando li hai fatti? Allora, abbiamo già capito che serviranno tantissimi tappetini. Ne ho fatti 64. Allora, rimodelliamo tutto per la nostra cara amica Princessina Raptorina. Che bello. Non è finito? Perché lo facciamo anche con questi. Spam. Comunque, dovrei mettere tutto nelle ceste di quello che gli rubo. Almeno lui riesce a rimettersi tutto dentro. Ecco qua. E riesce a rifarselo quando dovrà sistemare tutto il trollaggio. Oh, questo, questo e questo. E poi... Ah no, devo mettere quello magenta. Allora, aggiustiamo con quello magenta. E al centro mettiamo questo qua. Mamma mia, raga. Veramente, sapete che quando lui torna qua...
non lo so, il troll della scorsa volta più o meno l'ha accettato. Ma come ha fatto? Cioè, tutti questi alberi, io avevo tagliato 41 alberi, gli avevo tolto proprio tutto il tronco della giungla e avevo lasciato solamente lo spazio in alto di foglie. Erano degli ufi verdi, praticamente, degli ufo verdi. E lui li ha rifatti tutti, ma è impazzito! 41 alberi avevo fatto. Allora, qua, ti dico, qua ci va un tocco di magenta, perché... Ah, che bello il magenta. Ma, raga, cos'è sto qua? Ma c'è scritto qualcosa? Oh mio Dio, non c'è scritto niente, raga. Eccolo il mio piccone. Hai capito dov'è il mio piccone? Bastardo! Bastardo! Sì, adesso gli scrivo. Oh. Allora, scriviamo la storia. Tutte le storie iniziano con... C'era una volta un dinosauro che aveva la barba molto lunga. Si svegliava al mattino pettinandosela. E si addormentava la sera profumandola con degli incensi. Ragazzi, tutti sotto il video di Tearless, perché quando ha dormito al Games Week io ho visto che faceva ste cose. Cioè, il mattino se la pettina tutta, no? E prima di andare a dormire, tipo, prende degli incensi, li brucia e si improfuma tutta la barba. È pazzo! È pazzo! Un giorno decise lui... che c'era troppa mascolinità nella sua vita. Quindi decise che era ora di aggiungere un tocco di rosa alla sua vita. Lui, lei, Princess Raptor, voleva cercare il suo principe dai... non ci credo che sapeva... dai occhi blu. Ma alla fine... fu lui ad arrivare da lei e vissero tutti felici e trollati per sempre. Con amore, il tuo principe dai Loki. Non posso più scrivere? Dai Loki blu! Il tuo principe Cuoricino. Titolo del libro: Princess Raptor, sign and close. Ah, allora è già fatto. Sbam, che bello, Princess Raptor. Scusate, una scorciatoia. Allora, prima di tutto il mio piccone ridammelo. Allora, questi cosi qua, cazzo il pot, questi cosi qua saranno cambiati, sostituiti. Semplicemente, mica, ogni volta che glielo trollo lo faccio tipo una volta ogni due settimane, ogni tre. Ma ogni volta che succede, poverino, gli distruggo la vita proprio. Tanto mi verrebbe voglia di bardarlo, grande Eren. Allora, questi qui van benissimo. Ora, questi tappetini, così, non mi piacciono. Li vorrei fare proprio un bel purple, così. Ah, che bello. Ma aggiungiamo, abbondiamo, dato che ce ne abbiamo tanti, abbondiamo. Ma c'è ancora troppo... Ah, tra l'altro vorrei trovare dei fiori rosa. Quindi gli metterò i fiori... Aspetta, facciamo così. Il pot, via. Anche questo pot, via. Allora, pot qui, pot qui, pot qui e pot qui. Adesso ci sarà una cosa che durerà tipo una vita da fare. E non so neanche se mi basta tutta sta lana che ho. Praticamente dovrò togliere tutta questa lana e... e sostituirla con questa. Andrea mi ammazzerà. Scusa Andrea, se quando guarderai questo video, scusami, ma lo devo fare perché sto gioco di parole. Io sono un malato di giochi di parole e questo gioco di parole non potevo non farlo perché è troppo figo. È troppo figo. Allora, no, gli ho tolto anche una fogliolina. Già inizia ad assomigliare un po' a quello che voleva lui della vita, no? E lui che lo voleva. Niente, ragazzi, mi sa che ci rivedremo dopo perché mancherà, cioè ci vorrà veramente tantissimo tempo. Oh, rimasto in piedi. Perché parlo? Perché parlo? Che cazzo è? Sulla cima dell'Olimpo. Ma è Tizio? Gli abitanti dell'Olimpo. Ma è Tizio che fa partire sta musica, mi sa. Allora ragazzi, vi devo spiegare che la nostra Tabicraft è la riproduzione fedele di Shrek. Allora, praticamente, io sono il principe azzurro, no? E mi merito la principessa, che è Anna. Però, Tiar, dato che è quello verde, lui è Shrek. Allora dite, chi è Tizio? Ragazzi, scrivetelo nei commenti. Scrivetemi chi è Tizio, in realtà. Non è che voglio, però, io gli occhi azzurri sono il principe degli occhi azzurri. Tiar, la sei verde, ed è Shrek. Anna è Fiona, perché l'ha detto anche lei.
Quindi Tizio, che cos'è? Che cos'è Tizio per noi? Cos'è Tizio in realtà per noi? Tizio! Tizio combina guai! No, in realtà ragazzi, vi devo dire sta cosa. A me, alle superiori, mi chiamavano sempre Pollon perché combinavo tanti guai. Serio, eh? E poi sniffavo il gesso, quindi è la polvere bianca che dà allegria, ma non è bla 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 bla, insomma, quella roba lì, no? E quella lì che faceva: serve a darti l'allegria, sembra coca, ma non è. No, forse non era così. Vabbè, non mi ricordo. E insomma, prendevo le note ogni giorno e conoscevo meglio io la preside di suo marito, praticamente. Ci passavo lì intere giornate a chiacchierare, che poi alla fine era un pretesto per andare a chiacchierare con lei, perché era anche simpatica, quindi era figa come cosa. A tutte le lane tranne quella rosa, eh. Io avevo detto che gli serviva un po' di rosa nella sua vita. Gli facciamo anche i tappetini esterni. Oh, ah, ecco il porto delle mucche, e là c'è la miniera. Allora, uno qui e uno qui. Oh, va che bello. Cioè, ma dimmi se non è bello. Dimmi se non è bello. Cioè, è il sogno di tutte le ragazzine avere una stanza così. Te lo posso garantire. Perché io le conosco le ragazze. Ma che cosa stai dicendo? Mi preoccupi così, eh? Facciamolo così. No, raga, che bello non viene. Che bello non viene. Oh, va che bello. Che bello non è. Mamma mia, quando Andre entra qui dentro e vede tutta sta cosa qua, gli verrà da morire proprio. Che malato non sono, sono troppo malato. Oh, ma che bell'ingresso. Cioè, questo è un bell'ingresso. Tearless vlogger. Oddio. No, meno male che gli ho fatto sta cosa dopo il Games Week. Perché se ci vedevamo al Games Week, dopo aver fatto sta roba qua, mi picchiava. Proprio usava la violenza. No, scherzo, Tearless l'ho conosciuto. E non è assolutamente un tipo da violenza fisica. Cioè, ti può distruggere con una sbarbata. Ma cosa sto dicendo? Che bello! Ma che bello è, raga. Non sembra una casa di una Barbie adesso. Aspetta, c'è un creeper. Gli farei creeper rosa se fossero possibili. Ah, tra l'altro l'altra volta avevo giocato tipo a Triss, no? Avevo messo tipo così, no? Se dovessero giocare a Triss, tipo io adesso lo metto qua, lui lo mette qui, questo lo mette qua. Io per bloccarlo devo... No, no, non così grande. Per bloccarlo devo metterlo qui. Io posso fare magari così per bloccarlo. Lui mi deve bloccare così. Io lo metto qui e lui lo mette qua. Allora ragazzi, devo tornare nel portale, prendere dei fiori rosa e metterli là. E i fiori rosa si trovano in un bioma vicino a quello di Anna. La fioresta la chiamo io perché ci sono tanti fiori. Ragazzi, quello che importa nei troll, no? Sono i dettagli. Sono i dettagli che lo rendono. Cioè, nel senso, anche questa cosa qua dei fiori nei pot rosa potevo evitarmela, no? Ma sono i dettagli. Quelli lì saranno il tocco di femminilità che aveva bisogno Tearless. Ma quanti... Che cazzo? L'hai fatto tu tutte queste cose delle leve? No. Non le hai messe perché? Tu le leve? Sì, che le ho messe io, non le togliere. Porca puttana. Non sono tante, sono il giusto. Porca puttana. Sai che devi fare? Tipo una di queste leve devi mettere un cartello. Anzi, glielo faccio io. Faccio una TNT. Allora, abbiamo preso un cifor di gunpowder. E ci manca la sabbia. E la sabbia, eccola qua. Ok, allora possiamo fare il troll sul troll, che non mi ricordo mai come si fa la TNT. Ok, si fa così, benissimo. Allora prendiamo una TNT e questa TNT la mettiamo. Aspetta, però serve anche del legno. Facciamo un cartello. Mamma mia, il troll nel troll. Allora, togliamo queste leve qua, così che lei capisce che deve premere solamente questa qua. Adesso scriviamo: tira questa leva, non fare domande. Loki. Ok, adesso sotto qua noi ci andiamo a mettere una TNT. No! Perché era già azionata la leva? Ops. Vabbè raga, è stato Tizio. Vai Tizio 20. E vai. Non sono stato io. Tra l'altro Anna ha ingegnato un coso stranissimo qui per entrare. Quando praticamente io posso fare così. Oh, ecco qua. Oh, allora, la mia barchetta. Adesso andiamo a prendere i fiorellini rosa fashion. Andiamo qui sopra e ci dovrebbero essere tipo tutti i fiori del mondo. Che belli che sono questi qua. Tanto, come si chiamano in inglese? Allium. Sembra un fiore, ma non è. Serve a darti l'allumgria. Su nell'Olimpo felice tu stai, la beniamina di tutti gli dei. Sei tu, oh, 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 Pollo. Pollo combina guai.
No, no. Merda. Merda. Merda, 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 merda. No. Cazzo, 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 cazzo. Oh, cazzo. Oh, merda. Oh, merda. Merda. No, raga, devo trovare un rimedio per sta cosa. Questa scala è tipo la più pericolosa che potesse esistere. E chi l'ha fatta? Io. Guardate quanto sono stupido. Ecco qui, il fiorellino qui e il fiorellino qui. Adesso mettiamo il fiorellino anche qui e qui. E anche qua. Oh, adesso la base è completamente finita e mi sembra molto più adeguato a una persona che vuole diventare una bella ragazza. Quindi, caro amico Princess, sei stato princessizzato. Chissà chi toccherà. Vabbè, Anna non potrà mai diventare una principessa. Perché puzza. Ragazzi, vi ricordo che se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un commento con scritto hashtag troll e consigliatemi un troll da fare la prossima volta e a chi farlo. Tipo ad esempio trolla Tizio e mettili picconi ovunque. Però non usate questo perché l'ho già detto io. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un bel mi piace, così che continuiamo a fare questi troll che secondo me sono divertentissimi. E se non avete ancora fatto, iscrivetevi ed entrate nel club. Da Loki tutto. Oh, adesso che c'ho i capelli corti posso farlo a giravolta. Beh!